Gentile Presidente, Segretario Generale, cari colleghi, signore e signori. La cerimonia del ventaglio, giunta al suo 120° anniversario quest'anno, la prima del suo mandato, arriva in un momento di particolare vivacità, per usare un eufemismo, del dibattito e dei lavori parlamentari. La settimana che si è appena conclusa è stata segnata da sedute fiume provocate dall'ostruzionismo, ben inteso legittimo, del Movimento 5 Stelle. Si è parlato e scritto di un ingorgo parlamentare, ma anche da un altro e diverso punto di vista, quello dell'opposizione, sia Movimento 5 Stelle che Sinistra Ecologia e Libertà, del rischio di porre mano alle riforme costituzionali in un modo, secondo questa lettura, costituzionalmente discutibile. Presidente, sarebbe interessante conoscere il suo pensiero riguardo le procedure, il comitato bicamerale, l'articolo 138, il metodo, insomma, questione nella quale si inserisce anche l'annunciata revisione dei regolamenti parlamentari. E ancora sarebbe interessante sapere se ritiene che la riforma della legge elettorale possa essere svincolata da quel percorso indicato dal Governo, dal Ministro delle Riforme e dai saggi e dunque essere anticipata. Uno dei suoi predecessori, Fausto Bertinotti, ha scritto poco più di una settimana fa una lettera al Capo dello Stato, in cui metteva in guardia dal rischio di una sospensione della democrazia, un indebolimento del ruolo del Parlamento come conseguenza di un'eccessiva, secondo quella tesi, blindatura del governo in carica in nome dell'emergenza economico-finanziaria e dei vincoli europei. Ritiene che sia opportuno aprire una riflessione in tal senso? Crede che la tenuta del governo possa essere messa a repentaglio da eventuali tensioni determinate dalla sentenza della Cassazione in merito al processo Mediaset che vede coinvolto l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? La sua esperienza di presidente della Camera ha coinciso con l'approdo in Parlamento di una forza politica nuova, caratterizzata da cultura e natali movimentisti. C'è stato un problema di adattamento reciproco e ancora, a proposito dei suoi esordi in alcuni episodi pubblici della sua presidenza criticati o sottolineati da alcuni osservatori, crede ci sia spazio, ed è questa eventualmente la sua intenzione, per una diversa interpretazione del suo ruolo istituzionale? Così come nel caso del Presidente del Senato Pietro Grasso, la sua elezione è stata possibile grazie ad una maggioranza che avrebbe dovuto aprire la strada a un governo diverso dal presente e comunque diversa da quella che sostiene le larghe intese del governo Letta. Crede che ci sia ancora spazio per sperimentare maggioranze diverse su temi specifici o in caso di crisi di governo? Presidente, è impossibile per la stampa parlamentare che ho l'onore di rappresentare in questa importante sede istituzionale prescindere dalla sua storia personale, dedicata per molti anni al tema dei diritti e dei diritti dei rifugiati, e rivolgerle una sollecitazione riguardo al caso delle espulsioni di Alma Shalabayeva e della sua bambina e come esso sia stato gestito e come possa essere letto e interpretato fuori dall'Italia. Qualunque sua riflessione in merito sul passato, sulle responsabilità e sulle possibilità di soluzione del caso sarebbero a noi molto gradite. Così come un suo commento ai sentimenti razzisti che si sono fatti sentire nelle ultime settimane nei confronti del ministro Cécile Kyenge. L'inizio della legislatura e la fine di quella precedente sono stati caratterizzati da un acceso dibattito sui costi della politica, ma la pausa estiva arriva senza che si sia concluso l'iter del disegno di legge del governo per l'abolizione del finanziamento pubblico per i partiti. Crede che ci sia il rischio concreto di vanificare promesse fatte in campagna elettorale e offrire all'opinione pubblica l'immagine di un arrocco dei maggiori partiti e la persistenza del concetto di casta? Ritiene d'altra parte che ci siano anche degli eccessi in senso contrario. Mi riferisco in particolare alle espressioni molto violente usate in rete nei confronti del personale della Camera, in qualunque caso ingiustificabili. C'è stata una strategia di austerity messa in campo con maggiore incisività del passato alla Camera da lei presieduta. E in questo senso, anche se si tratta di una questione non direttamente collegata, ma sicuramente invece alla realizzazione di un maggior collegamento con i cittadini, l'opinione pubblica e la trasparenza, la stampa parlamentare coglie l'occasione per chiederle di ripristinare la possibilità di accesso per tutti all'archivio della rassegna stampa, importante strumento per cronisti e studiosi e per chiunque cerchi riscontri e confronti che vadano al di là del contingente. Presidente, nel farle gli auguri per la pausa estiva, le doniamo il ventaglio di Alberto San Giorgio dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Nella spiegazione che ha allegato al suo progetto per il ventaglio, questo giovane artista ha voluto fare riferimento alla situazione confusa, sono le sue parole, a volte poco comprensibile, dell'informazione.
un richiamo che raccogliamo e al quale si aggiunge quello dello studio sulla informazione e il diritto alla privacy di Pier Giorgio Ruello dell'Università di Messina, che è il vincitore del premio intestato alla nostra collega purtroppo scomparsa Giuditta Nanci. E a partire da questi due premi, l'ASP le ripropone una questione che ci sta molto a cuore. È in arrivo alla Camera, forse ancora in agosto, lo sapremo dalla conferenza dei capigruppo nel pomeriggio, il provvedimento sulla diffamazione che molto preoccupa la stampa e non soltanto quella parlamentare. Nessuno di noi chiede impunità o leggi speciali, visto che la diffamazione colpisce le persone, ma alcuni punti della legge, come l'obbligo di rettifica senza possibilità di controargomentazione del giornalista, l'ammontare eccessivo delle sanzioni, peraltro esigibili anche dagli editori nei confronti del singolo cronista, se non rivisti opportunamente sarebbero intimidatori, colpirebbero il diritto all'informazione e dunque in altro modo comunque il cittadino. In questo senso ci sembra opportuno richiamare in questa giornata la sua attenzione in proposito, come pure sul caso, ancora purtroppo risolto, del nostro collega Domenico Quirico. Agli auguri che le rivolgiamo aggiungiamo infine un pensiero di gratitudine all'ufficio stampa della Camera per la collaborazione e la cortesia dimostrateci durante questo anno molto intenso. Grazie Presidente.